primo tangibile esempio dell'inedita partnership tra l'ex brand General Motors e il colosso francese PSA. L'ultima arrivata di casa Opel, la Crossland X, dal punto di vista commerciale si va a posizionare subito prima della Mokka, dalla quale si differenzia per dimensioni, è più corta ed ha il passo più lungo. L'idea era proprio questa, non sovrapporsi ad un modello di successo, offrendo un'auto completamente differente, con un'offerta di motorizzazioni meno potente e ad un prezzo quindi più basso. Andiamo a vedere un pochino più in dettaglio alcune delle caratteristiche del design di Crossland X. Una grande griglia su cui spicca l'emblema Opel al centro, e poi questi fari che incorniciano appunto la griglia, che sono full LED. Altri elementi che caratterizzano il design di Crossland X sono per esempio questi prominenti passaruota oppure questi pannelli di protezione sottoporta. Il tutto è impreziosito da questo tetto di colore a contrasto con la carrozzeria, quindi è possibile avere la vettura bicolore. Apprezzabile la versatilità, ma soprattutto le soluzioni che dal quartier generale Opel hanno messo sul campo per regalare agli occupanti una qualità di bordo al passo con la concorrenza. Il vano di carico è ampio, tocca i 520 litri, con la comodità della fila dei sedili posteriori che può slittare in avanti di 15 cm. Il record però si ottiene abbattendo completamente gli schienali della seconda fila, arrivando a 1250 litri di capacità. Per i benzina l'unità che apre le danze è il 1200 da 81 cavalli, con consumi medi che sfiorano i 20 km con un litro. Più brillante, ma con la stessa cilindrata, è il turbo. Non mancano poi le proposte turbo diesel. Si parte con il 1600 da 99 cavalli, ma chi è a caccia di emozioni potrà puntare sulla variante da 120 cavalli, per ben 300 Nm di coppia massima.